diciamo, dalle parole del segretario Podeschi, che mi hanno lasciato molto interdetto, perché diciamo che la maggioranza dice sempre a noi dell'opposizione che scusate, chiediamo ai consiglieri di poter fare silenzio in modo da consentire a tutti di svolgere il proprio intervento. Grazie. Grazie eccellenza. No, dicevo, la maggioranza dice sempre che siamo noi ad usare parole molto forti, atteggiamenti non consoni a quest'Aula, eccetera, e soprattutto di screditare le istituzioni, che vuol dire anche alla fine non infondere fiducia, anzi fare il contrario, no, all'interno del Paese, in particolare in questo momento. Però il segretario ha espresso parole molto pesanti, e sottolineo molto pesanti, nei confronti appunto di un'istituzione, addirittura di Grais. E quindi mi viene da dire, da una parte, se è questo diciamo quello che ritiene, insomma, perché non lo ha esplicitato prima? Perché arriviamo oggi dopo diciamo un anno di governo, no? Se diciamo era questo quello che pensava all'interno del governo, insomma, si poteva prendere una decisione prima, e quindi se non è una novità, insomma, perché non vi siete mossi in questo senso? D'altra parte, come dicevo, sono parole pesanti che secondo me, cioè, se ci dite a noi dell'opposizione con semplici consiglieri che non le dobbiamo, non è istituzionalmente corretto prendere certe posizioni, poi le prendete voi come segretari, secondo me non c'è coerenza tra quello che dite e quello che fate. D'altra parte invece mi è piaciuto molto l'atteggiamento costruttivo del consigliere Montemaggi, che dice ovviamente che senso di responsabilità è anche quello di cercare un dialogo, no? E quindi se siamo noi primi, voi primi, insomma, a alzare un muro, non va mai bene. Cioè, io preferisco costruire ponti che no, dei muri. E quindi a mio avviso, diciamo, dovrebbe essere quello un po' l'iniziativa che ci muove, e non certo le parole che ho sentito. Forse sarà stato acceso dall'ira del momento, perché un po' l'ho provocato, eccetera, il consigliere Ciacci invece, che ha usato tutt'altro tipo di linguaggio e anche di atteggiamento, devo dire anche, insomma, abbastanza indisponente, e mi fermo qui. Del resto però c'è anche da dire una massima che io la ritengo indispensabile e molte volte fondamentale. C'è chi dice che, e un po' mi ha fatto venire in mente il consigliere Valentini in questo senso, che il maggiore problema della comunicazione è l'illusione che sia avvenuta per davvero. Cioè, noi qui stiamo parlando praticamente da un anno, voi ci dite che siamo noi dell'opposizione che parliamo sempre di banche, eccetera, noi vi diciamo che invece vogliamo sapere di più, ma in realtà dopo questo, chiamiamolo così, confronto, usciamo sulle stesse posizioni di prima, o qualche, diciamo, modo di così abbiamo imparato, mi verrebbe a dire each other, cioè ci siamo capiti cosa volevamo dire, perché mi sembra che diciamo questa cosa qui manchi, e in un'aula di Parlamento su materie così importanti invece ci dovrebbe essere tutt'altro, un atteggiamento diciamo molto più costruttivo. Per quanto riguarda invece l'intervento del consigliere Eva Guidi, allora, lo vedo ancora, mi dispiace dirlo, però insomma, anche qui non voglio essere polemico, cerchiamo di non esserlo, proprio nell'ottica di quello che ho appena detto. Per esempio, quando dice il problema, diciamo che si è bloccato un percorso, si è interrotto, ma andiamo a vedere perché quel percorso si è interrotto, perché che il percorso si sia interrotto l'abbiamo visto tutti. Il punto è, facciamo un salto di qualità, cerchiamo di capirne il motivo. Un'altra cosa è l'atteggiamento, per esempio, diciamo molto possibilista, ma dove non riusciamo ad intravedere un percorso, come quando dice il problema degli NPL, sappiamo che c'è un problema, ma si vedrà. Noi non ci accontentiamo, come credo che non si accontenti neanche il Paese, di una risposta, c'è il problema degli NPL, beh, si vedrà. Quindi è vero, noi a volte siamo un po' troppo impulsivi, eccetera, e diciamo
personalmente anche cerco di imparare anche da queste cose che ci dite, ma dall'altra parte cercate anche di capire che noi vi chiediamo non per far cadere il governo, perché a me non me ne frega niente che governo, cioè l'importante è che questo paese stia su, che non andiamo incontro alla bancarotta come sembra che, o comunque voglio dire a questa mancanza di fiducia che purtroppo da un anno a questa parte dobbiamo dire lo capiamo sia noi dall'opposizione sia voi dalla maggioranza, è quindi a questo punto un...